Bella a tutti ragazzi, sono Matteo93, bentornati sul mio canale. Oggi siamo qua con un nuovo video su applicazioni per Android. Spero che questa serie di applicazioni che vi sto portando vi piaccia, vi interessi sempre di più. Cosa voglio mostrarvi oggi con questo video? Voglio mostrarvi due applicazioni. Allora, la prima applicazione che vi mostrerò è l'antivirus, uno dei migliori secondo me perché io ne ho provati tanti. Tipo Security 360, mi pare che si chiama, e altri antivirus che potete trovare, tipo CM Security sul market. E devo dire che questo qua è stato uno dei migliori, prima di tutto perché è leggerissimo, fa quello che dice, cioè scansiona proprio anche tutto il computer, scusate, tutto il telefono. E la cosa bella è che non è, diciamo, appesantito con pubblicità esterna e tutto il resto. Adesso vi faccio vedere come scansiona veloce. Ha un'interfaccia semplice e veloce, come potete vedere. Lui vi scansionerà tutto il telefono, SD, applicazioni che avete installato, tutte le robe, diciamo. Adesso aspettiamo che scansioni. Vedete, è anche lento nel scansionare perché? Perché va appunto ad approfondire in tutte le cartelle del telefono presenti nei vari archivi, eccetera. Signori, come potete vedere, ha scansionato 232 app installate, non solo le mie che ho installato io, ma anche quelle già presenti nel telefono. E scansione del Claude 99. Quindi, signori, questa è la prima applicazione che volevo mostrarvi. Come avete potuto vedere, funziona molto bene. Adesso fammela chiudere, se no mi innervosisco. Ok, torniamo sul desktop. L'altro programma che cos'è, signori? È un programma di pulizia all in one. Si chiama All in One Talbox, come cacchio volete chiamarlo. Ha un'interfaccia semplice e veloce anche lui. È leggerissimo come programma e vi scansiona sia la SD che il telefono stesso per la pulizia o per potenziare appunto la memoria RAM. Vi dice anche l'avvio se volete che non si avviano alcune applicazioni. La CPU, cioè vi andrà a spegnere alcune applicazioni che partono in automatico. Tutto. Adesso vi faccio vedere il clean, che sarebbe la scansione di tutto il telefono. È molto veloce anche lui, veloce, leggero, semplice da usare, con pochi click e fa veramente tutto in uno, signore. Quindi non c'è bisogno di scaricare programmini tipo Do Booster, quelle balle lì che ci sono sul Play Store, che questo qua veramente è uno dei migliori, a mio parere. Poi provatelo, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, sia dell'antivirus sia di questo programma, così almeno discutiamo un po' su questi programmi, cosa ne pensate, eccetera. Come potete vedere, ha scansionato soltanto i file temporanei, per adesso sta scansionando i cake. Pensate ai cake, signori, cioè tutti i file tipo pubblicità, quelle robe lì che arrivano dai browser o dai giochi, quelle robe lì, 292 mega. Cioè, pensate che roba. E non ha ancora finito. 508 mega ed è solo all'inizio della scansione. Ecco, 601 mega. Adesso vi faccio vedere clean. Come potete vedere, è velocissimo pulire. Ecco, signore, la scansione è finita. Il telefono adesso è completamente pulito, memoria liberata 601 mega e vedrete che il vostro telefono, signori, veramente se lo vedete lento, tutto di qua di là, adesso sarà veramente una potenza, velocissimo. Io l'ho testato questo, avevo il telefono che era molto lento anche con altri programmi. Ho detto, ciao, proviamo questo programma qua, vediamo un po'. Signori, veramente vi assicuro, è tornato come se l'avessi comprato ieri il telefono. Per questo video è tutto, fatemi sapere, ripeto, nei commenti se questi due programmi vi sono piaciuti, lasciate un like, commentate, voi vedete, se non vi siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, vi ricordo di seguirmi sulla pagina Facebook Matteo93 e su Instagram Matteo Lopri. Bella ragazzi! Non andato.